Bene, allora riprendiamo la linea qui dai microfoni di Radio Rete Edicola. Noi andiamo avanti con questa giornata di programmazione, 10:20 in questo momento, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Dunque, questa mattina si parla di tanti argomenti, ci sono diverse interviste che rappresentano una notizia di per sé, come quella appunto Franco Gabrielli su Repubblica, che giustamente il giornale mette in apertura. E diverse notizie, dicevamo, si parte dalla commemorazione dell'attentato contro Paolo Borsellino e la sua scorta in via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992, alle 16:18 una Fiat 126 imbottita di tritolo che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre del magistrato detonò al passaggio del giudice, uccidendo oltre a Borsellino anche i 5 agenti di scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie e Claudio Traina. Oggi la CGIL ricorderà Paolo Borsellino con un'iniziativa in Corso d'Italia. Sul Corriere della Sera da segnalare un'intervista molto critica alla figlia Fiammetta: i suoi colleghi non ci frequentano. Un'intervista fatta da Felice Cavallaro. E questa mattina la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi interverrà a Rai News 24. L'altra notizia che riguarda sempre la politica interna è lo Ius Soli. Noi non rinunciamo, abbiamo solo rinviato il voto in autunno quando ricorreremo alla fiducia. Il messaggio quindi del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad Angelino Alfano sulla legge che attribuisce la cittadinanza ai bambini figli stranieri ma nati in Italia. Al tema dedica la sua apertura alla stampa: governo duello Gentiloni-Alfano, il Premier Ius Soli da approvare entro settembre, il ministro che dice senza modifiche non passa. La rinuncia a varare la legge subito era stata giudicata un brutto passo indietro dal segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Tra le altre notizie di politica estera, Trump riperde, la notizia internazionale sicuramente più gettonata e trattata come fotonotizia da molti giornali, la nuova sconfitta del presidente Donald Trump sulla sanità. Anche questa volta non è riuscito a smantellare la riforma sanitaria voluta da Obama e che ha permesso a milioni di persone, prime escluse, di accedere alle cure. Le prime pagine lo ritraggono con una mazza da baseball in mano, ma la partita rimane di Obama. Molti i commenti alle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, tra questi da segnalare Guido Moltedo sul Manifesto, la rottamazione fallita di Trump, dove oltre che di riforma sanitaria si parla anche di accordo con l'Iran. Ancora dagli esteri: sono 547 i bambini che tra il 45 e il 92 hanno subito violenze nel coro del Duomo di Ratisbona. La notizia sconcertante è contenuta nel rapporto finale di un'inchiesta avviata nel 2015 su incarico della Curia diocesana. Tra il 64 e il 94 a capo del coro c'era Georg Ratzinger, fratello di Papa Benedetto XVI. Ancora gli incendi sono sulle prime pagine, c'è la cronaca puntuale di quello che sta accadendo soprattutto al sud, ma anche le proteste per la scarsità
di mezzi e soprattutto le connessioni con la criminalità organizzata. Ne parla Roberto Saviano su Repubblica. Se l'Italia brucia per fare spazio ai nuovi affari della criminalità, la situazione è sempre più grave ed è necessaria una svolta. A chiederlo è la CGIL. C'è una lunga dichiarazione della segretaria Susanna Camusso, che punta il dito contro l'abolizione del corpo forestale dello Stato, o meglio la sua incorporazione nell'arma dei carabinieri, e questo appunto l'impegno comunque delle forze di soccorso nonostante il sottorganico, dice Camusso, che sta rendendo difficili le operazioni di contenimento, segno che la soppressione del corpo forestale ha fortemente diminuito la capacità di intervento e di coordinamento. È ora indispensabile, ha aggiunto Camusso, creare condizioni che consentano di portare alla normalità la situazione. È urgente la proclamazione dello stato di emergenza, che ci auguriamo possa già essere annunciata domani dal Ministro degli Interni. Vediamo qualche altro titolo, cominciando come di consueto dal Fatto Quotidiano, che ritorna sul caso Consip. Romeo, appena scarcerato, ho conosciuto Tiziano Renzi, guardo Matteo in TV e vedo lui. Caso Consip, nell'occhiello altre carte depositate a Roma. E poi ancora notizia di Ratisbona, abusi nel coro, l'altro Ratzinger sapeva, scrive il quotidiano. Nelle due scatole alte i PM cercano il giudice che tradì Borsellino. 25 anni dopo Caltanissetta, nuova indagine su Via D'Amelio. E Berlusconi, bloccate l'esodo, se no cade il governo. Chi aveva tradito per Alfano e Verdini ora torna. Questo è il titolo di politica interna del Fatto Quotidiano. Libero, La Verità e il Giornale. Libero ancora su Alfano. Alfano ritrova il quid e torna da Berlusconi. Chi va e chi viene nel centrodestra? Contatto tra il leader di NCD e il Cavaliere, disposto a tutto per far vincere il centrodestra. E Angelino, che ha appena affossato lo Ius Soli di Renzi, non si presenta a mani vuote. Salvini si oppone in tutti i modi. Una calamità. Maroni tace e forse acconsente. Questo è il titolo che, se, tra l'altro, serve a fare un po' il punto sulla caotica situazione del centrodestra, appunto, con questo pezzo di Libero. La Verità: bus gratis per gli immigrati, prezzo triplicato ai disabili. Il titolo modello Emilia-Romagna. La regione ha modificato i parametri per gli sconti agli handicappati, rendendo i loro spostamenti molto più costosi. I richiedenti asilo, ai quali viene già pagato vitto alloggio, scorazzano invece a spese nostre. Questa è la grande scoperta della verità. Il giornale: psicodramma Alfano, insultato pure dai suoi. Vedete come l'accento è molto diverso tra due giornali appartenenti più o meno alla stessa area politica, da una parte Libero, dall'altro il giornale che titola psicodramma Alfano, insultato pure dai suoi, AP esplode e vira a destra, ma neanche Renzi imbarca Angelino. Il Cavaliere: non penso a Maroni. Premier, anche qui ancora caos. Dunque, vediamo Repubblica, che dicevo ha una interessante intervista al capo della polizia Gabrielli. Il G8, una catastrofe, ma non ci sarà più un'altra Genova. A Bolzaneto fu tortura, ora chiudiamo quella ferita per guardare avanti. E poi nella fotonotizia il caso drammatico di Ratisbona. La Stampa: governo duello Gentiloni Alfano, il premier Ius Soli da approvare entro settembre, il ministro senza modifiche non passa. Interessante la fotonotizia. Arabia Saudita, la rivolta della minigonna, una modella sfila nel forte simbolo dei fondamentalisti per rivendicare i diritti delle donne, e l'arrestano naturalmente. Il Messaggero sbarchi, le ONG non si fermano. Vediamo cosa intende il Messaggero. Un nuovo picco di arrivi, quasi il 20% in più rispetto allo scorso anno. L'Austria: chiudiamo il Brennero, le navi che portano i migranti rifiutano le nuove regole. Il sindaco di Rimini: così ho sconfitto
gli abusivi. E poi a centropagina una notizia che riguarda i trasporti e Roma. Roma, macchinisti con doppio lavoro, scandalo all'ATAC, indagine interna anche sugli autisti, attività extra che vanno dal becchino all'elettricista. La fotonotizia drammatica di Castelfusano, cosa resta dopo il rogo? Il piromane arrestato potrebbe aver appiccato altri incendi. Vediamo velocemente i giornali locali, cominciando dal Gazzettino, migranti, l'estate degli sbarchi record, il Mattino, Renzi, tetto massimo per i migranti, il secolo XIX, scuola, primi temporali estivi. Ancora il Corriere della Sera, l'affare profughi, portarli in Italia frutta 400 milioni, e poi la fotonotizia dedicata a Trump, l'Obamacare resiste a Trump, ancora Trump a centropagina. Titolo di apertura del manifesto, la trampata che riguarda appunto la mazzata in realtà ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti sull'Obamacare. E poi nella scatola alta, reintegrati i macellai della Diaz. Questo è l'articolo che va letto quindi in combinazione.